Cri cri, avanza sulla fascia destra, al centro per Becca. Che grande gol! Ciao a tutti ragazzi, che si sono Cri Cri GTV e oggi siamo qui su un nuovo video insieme a Primo Ito e oggi andremo a Milano su Volta Football e lo so perché sto parlando in ritmo. Perché sei ritmico. Allora, l'obiettivo di questo episodio è arrivare a Dubai. Sono l'unico che non capisco cosa succede. E per arrivare a Dubai dobbiamo superare delle prove di calcio, prima a Milano e poi a Sydney. Sì, così. Sono l'unico che non capisco cosa succede. Eccoci qua, arrivati a Milano. Perché camminiamo quatti quatti? Sembra che abbiamo paura. Tu chi sei? Ti ho parlato al telefono, sì, tramite Bea. Per la partita. Che partita? Ehi, stavo scherzando. Perché siamo qui altrimenti? Bella. Vi state facendo notare. E non grazie a Bea. Kakà dice di tenervi d'occhio. Davvero? L'ha detto? Kakà ha parlato di me. No, di me, ovviamente. Vi stavamo aspettando. Abbiamo voglia di giocare. Allora vi riscaldate? C'è tempo. Grazie. È un piacere essere qui in vostra compagnia in questa splendida serata milanese. Sono belli grossi in questa squadra. Issi punta sulla tecnica, gli altri sulla forza. Muoviamo la palla, non è una questione di fisico. Non andate via, la partita sta per iniziare. Vi va di riscaldarvi? Decidi tu. Riuscirai a batterli? Dipende. Ok, eccoci qua. Dobbiamo vincere la partita singola e poi superare gli allenamenti. Io inizio subito con gli allenamenti, se no è come io a Parigi che facevo. No! Allora, allenamento dribbling, mantieni il possesso palla nell'area indicata prima di calciare in porta. Ok, devo vai. Palla. No, tieni. E adesso che fai? Calcia in porta? Calcia in porta? No, no, no. Quando devi calciare in ora. Porta? Allora. Tieni la palla nel quadrato, attento che adesso ti disturba. Quando va via il quadrato cosa fai? Devi tirare? Sì. Ok, ok, dribbla. No! Tira, tira. Ma dai! Ci sei quasi! L'hai superata la prova? Sì. Ok, va bene. Giacca pullover. Forse questa me la metto quando non devo giocare. Ok, abbiamo superato la prima prova allenamento. Adesso vediamo che cosa ci attende. La seconda, allenamento difesa. Prova a bloccare le linee di tiro dell'avversario. Blocca. Bravo, bravo, ah, bravo, okay. Bravo. Devi bloccare, devi bloccare. La linea. No, no, no. Ma perché io sono andato... Affronta. Vai, 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 sempre più difficile. Bravo. Dai, che stai magnifico, sei già a livello magnifico. Ah, fantastico. Fantastico. Fantastico, 2000 punti. Ok, eccellente. Dai, 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 continua. Pantalone, tuta, back to Naruto. Terzo allenamento. Difesa dilettante. Impedisce la squadra avversaria di segnare e prova a fare gol in contropiede. Prova a usare il raddoppio di marcatura schiacciando R1. Devi fare gol in contropiede. Dai, 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 dai. Guarda come arretra, guarda come arretra. Niente. Ma cosa fa? Non lascialo scappare. Prendigli la palla, prendigli la palla. Ok, in contropiede, contropiede. Vai, contropiede, contropiede, contropiede. No, dai! No! No, oh, ce l'avevi quasi fatta. Ok, dai, ripeti. Vai di contropiede. Vai, 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 vai. Ah! Prestazione eccellente. Viola. Sotto a chi tocca, mantieni il controllo della palla mentre ti avvicini a un avversario e segna. Ah, ok, ok, guarda, ho capito, con L2 si fanno un mucchio di punti con L2. Come faccio? Adesso devi entrare in quella porticina e poi far gol. Sì! Ma c'è di nuovo l'ambulanza.
Ma è nella vita reale o nel gioco? Non riesco a capire se... La sentite anche voi l'ambulanza? Perché se la sentite anche voi, allora l'ambulanza è nel gioco. Ok, proseguiamo. Congratulazioni, una gonna da tennis. Ma cosa te ne fai di una gonna da tennis, che sei un maschio? Allora, adesso dobbiamo superare la prova di partita singola. E se vinciamo questa partita, andremo a Sydney a fare altre prove. E così avremo il pass ufficiale per andare a Dubai a partecipare al mitico e milionario torneo di Dubai. Ma sono tantissimi! Quanti siete? Ma tanti! Quattro! Siamo nel portiere! Vai Beckham! Vai Clay! Cavolo, ma col portiere è difficile fare gol, eh! Perché la porta è piccola, in più c'è il portiere! Mamma mia! Forse devi attirare il portiere fuori. Ecco, quando il portiere... Grande Beckham! Cosa? Grande Beckham! Vai, Chris, sei solo! Inganna il portiere, fagli una finta! Oddio, quanti difensori! Era fallo! Vai! Perché me l'ha tirata? Che passaggio! Sta quasi, c'è. Oh no. 5, 4, 3, 2, 1. Ci sono. Inizia il secondo tempo del match Piccolo Ninja verso Suprema Milano. Sono in vantaggio in questo momento per 2-1. I giocatori dei Piccoli Ninja, capitanati da Cricri JTV. Grande portiere. Aia! Oh, Ruben in porta è fortissimo, eh. Infatti è un portiere. Vai qui! E tira la bomba! Tira la bomba! Ma non ha fatto la capriola. C'entra! No! E sì! Vinto, vero? Hai vinto? Sì. Volete andare a Dubai, vero? Ah, il piano è quello. È l'idea, non siete male. Ragazzi, non parlate! Sì, vabbè! Era rigore! Non c'è rigore qui. No? No. Tornate! Perché voglio vincere, voglio andare a Dubai! Ha un solo uomo da battere! Sì! Gol partita! Bel gol! Complimenti! Bello tutto! Vi chiedo di fare un ultimo applauso alle due squadre, che ne dite? Pantaloni tutta vinti, andiamo avanti. E si va a Sydney. Ed ora per Dubai ci manca ancora una città. Sydney! Si vola a Sydney. Ragazzi, quiz, scrivete in un commento dove si trova, in quale continente, la città di Sydney. Esista. Certo. È stata una bella partita. Non me l'aspettavo. Devo ammettere che ci sapete fare. Ci vediamo all'evento Icone in strada a Dubai. Ciao. Mi scusi, non ho il telefono acceso. Sydney! Si trova a Parigi. No, in quale continente si trova Sydney? Ah, continente. Mm. In senso tipo Africa. In quel senso lì. Allora è Europa. Europa è un continente. No, ma non diamo la soluzione. Vediamo cosa succede. So forse dov'è in quel continente. Ma perché gioco con il telefono? È vero. Poi non mi si rompe il telefono.
poi scrivo pure. E poi a chi scrivo? A chi scrivo? Dov'è questo tizio? Non so, dovrebbe essere già qui. Credo sia lui. Ehi! Scusate il ritardo, riprese lunghe oggi. Edvan Giles, come va? È un piacere. Piacere mio. Se dovete lavorare, noi possiamo aspettare senza problemi. No, registriamo la partita subito, ok? Sì, d'accordo allora. Andiamo a prepararci. Il Messi? Ah no, il continente. Quello è Edvan Giles. Sono capaci di non farti toccare palla. Non sarà facile. Beh, non diamogli modo, ok? Duri in ogni contrasto. Abbiamo ancora qualche minuto. Riscaldamento? Cosa? Cioè, un caso che io non riesco magari mai a prendere la palla. Un altro caso che sti qui non ci fanno toccare la palla. Vedremo che cosa ci aspetta. Come sempre l'allenamento pre-partita. Andiamo. Allenamento passaggi. Passa uno. A un altro. Due. Vai a Cri. Tre. Va all'altra e tira. No, dovevi tirare in porta. No, giusto. 4.000 punti, fantastico. Dovevi solo fare 4 passaggi. Comunque, eccellente. Almeno ce l'abbiamo fatta. E qui abbiamo vinto le mie ciabatte. È vero. Che gioco è il calcio con le ciabatte? Allenamento tiri. Segna il maggior numero possibile di gol in diversi scenari offensivi. Vai. Quindi devo prendere palla? Ah, non devo passare. Ma che cosa? Punt! Vai, grande! Se siete vicinissimi alla porta dobbiamo fare un passaggio. Se non c'è ovviamente. Che cosa ho fatto? Ho passato, quello lì ha fatto autogol. Canottiera, surf, up. Almeno datemi una corona. E dai, sono il king. Difesa esperta, impedisce la squadra avversaria di segnare. Ok, facile. Dai, è una partitella questa, è una partitella. Grande. Contropiede! Ah, scusate! Contropiede! Ah! Sapete perché contropiede si chiama contropiede? Perché va contro i piedi. Beh, certo. Grazie, cosa hai vinto? Grazie. Pantaloncini surf up. Che mi interessa, non è estate, è dicembre, quindi inverno, jingle bell, è Natale! Passa la palla al giocatore evidenziato per ottenere più punti del tuo avversario. Dai! Passa al giallo! No, al giallo, dove c'è la freccia, per avere più punti del tuo avversario, perché se non lo batti non superi la prova e non puoi andare a Dubai. Dai, veloce, di prima! Ma cosa fai? Dai, sei in vantaggio, però per poco. No, a quella! Dove c'è la freccia? Vai! Zitto! Devi stare zitto, così mi dai, ti senti quasi in pareggio. Vai, a questa! A quello! A questa! Com'è questa? Hai perso. Riprova. Dovete stare zitti! Ok. Ma cosa fai? Non capisco perché! Il gioco è rotto! No, Cri, indica che questa l'hai toppata. Riprova, provo io, il terzo tentativo. Ma quello lì mi confonde, è venuto nel nostro campo. No, non ho vinto, mamma mia. È difficilissimo, riprovo. Come sono messo? Sei a 7.000 e lui a 9.000. Ora lui a 10.000 e tu a 8.000. No, non ce la farò mai, ma come così tanta differenza? Siamo messi male, se non superiamo questa prova, addio Dubai. Vediamo se ce la fa. Sei in vantaggio! Di 7.000! No, dai, sei ancora in vantaggio! No, sei più in vantaggio! Eri in vantaggio! Mamma mia, per un pelo! Riproviamo! Sei in vantaggio! Lui a 6.000, tu a 9.000. Lui a 7.000, tu sei a 12.000. Tu sei a 15.000 e lui a 11.000. Ce l'hai fatta! Ce l'abbiamo fatta, prova superata. Ah, erano 3 le prove. Congratulazioni con i premi Canottiera Sunshine, bella elegante. Ok, allenamenti finiti e ora c'è l'ultima partita prima della qualificazione. Vai, se vinci questa, Dubai è nostra.
All right, here we go, my people. It's your boy Troops back again for EA Sports. We're literally seconds away from kickoff. So come on, people. Get off your seats and show your team some love. E si parte! Ultima partita tra il piccolo ninja e lo Street King! Sono forte, devo dire la verità. Vai, vai, vai! Come si chiama quello? Come si chiama? Spallo! Punteggio! Vai, Kree! No! Attento! E gol! No, meno male! Vai, Kree, vai, Kree! Passa Beckham! Tira! Oh! Ottimo assist di Cricri JTV per Beckham. Crio, stai conducendo un'ottima partita. Hai un punteggio di 8,2 su 10. Perché sto tryhardando, ecco perché. Un gol da 8,8 di punteggio. Vediamo anche la nostra webcam. Alright, here we go again. Via, 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 via. Prendere il piccolo ninja. Acceso. Here we go. Attenzione, attenzione. Traversa degli avversari. Cri, cri. Avanza sulla fascia destra. Al centro per Becca. Che grande gol. Verrà benissimo montata. Taggaci. Sì. 9,4 di punteggio totale su tutta la tua prestazione calcistica di questa partita. Oh, che pallonetto. Vai Beckham, difendi. Attenzione. Ah. Mi fate scendere! Di 8,9. Ero buonissimo prima. Dei pantaloncini regali. Allora, abbiamo superato anche le ultime prove sportive. Ormai Dubai è nostra. Dubai! Scusate se non mi sono fatto più vivo, ma ho avuto la versione finale. È spettacolare, vi ringrazio. Potremmo farci un'altra partita se venite a Dubai, ma non con lo stesso risultato. Ragazzi, se volete scoprire insieme a noi come sarà il campo di calcio di Dubai, seguiteci nel prossimo episodio. Madonna del piccolo ninja, questa sì che mi ha portato fortuna, anche se dovrebbe essere uno scaldacollo, ma io l'ho trasformata in una bandana del piccolo ninja, anche se il mio compleanno vorrei proprio una bandana. E dal 13 febbraio mi vedrete con una vera bandana. So che adesso questo coso, però mi ha portato